Eccolo, è stato il primo per molti, la frase che sento più spesso. È il camion, il primo camion che ho usato durante la naja, sotto servizio militare. Il CM52. Parliamo di un camion a trazione integrale, 4x4. In questo caso è stato riconvertito ad uso civile. La colorazione non è assolutamente il grigio verde dell'esercito, è un grigio pantegana, abbastanza inguardabile. La peculiarità di questa macchina, oltre al riduttore dei mozzi anteriori che lo rende un 4x4, è che ha allestimento ribaltabile. All'epoca l'esercito, nella maggior parte dei casi, faceva allestimento ribaltabile di marca, eccola qui, calabrese. Essendo per appunto un ex esercito, è una macchina che ha lavorato veramente poco, come potete vedere dalle condizioni delle sponde e della macchina in generale. Credetemi, è veramente in ottimo stato, sebbene non si presenta molto bene causa colore pessimo. Vediamo da vicino qualche peculiarità. Questi ganci nei cerchi, come vedete, eccoli qua, servivano per le catene da neve, quindi era già predisposto per il montaggio delle catene come se fosse la normalità. Allora, qui vedete che le luci sono state cambiate in maniera vergognosa. Qui è rimasto il supporto per i fari dell'esercito, le luci dell'esercito. Allora, la macchina penso in autunno inizieremo il restauro, lo completeremo proprio macchina esercito italiano. Ho faticato tantissimo a reperire sia le luci, per l'appunto queste le frecce, e anche ho trovato nuovi da magazzino, sono praticamente dei grilli, dei moschettoni appositi per il traino della macchina, quindi dopo lo potremo portare ai raduni con i suoi colori dell'esercito. In base alle ricerche che faremo, vedremo a che corpo apparteneva, anche per metterci qui il suo stemma. E adesso dai, entriamo e ci diamo un'occhiatina da dentro. Come vedete è praticamente nuova la macchina, vediamo di non ucciderci. L'interno è il classico, la peculiarità sta sotto questa schifezza che hanno messo qui, adesso ve la faccio vedere, perché a differenza dei camion normali, sul lato passeggero era presente questo boccaporto, questa uscita dove il Fante o l'autiere stava qui in piedi e usciva al di fuori. Quindi ragazzi, anche con CM52 da restaurare è tutto. Come sempre vi terrò aggiornati durante le varie fasi del restauro. Spero vi piaccia e mi raccomando, tanti ricordi, tanti commenti.